Salve a tutti, Energia del bentrovati. mese, l'energia dell'aprile 2022, che è un mese molto particolare, che porta con sé l'energia della Pasqua, l'energia della risurrezione, ma in particolare l'energia della rinascita. E vedremo proprio come quest'anno tutte le energie convoglino a dare un significato importante, che è quello che è il grande passaggio verso la nuova era. Tra l'altro, ricordo a tutti che proprio mercoledì 6 di aprile, dalle 18 alle 20, io e insieme a Clara Dorini faremo un breve seminario online sul significato spirituale e simbolico dell'energia della Pasqua. Preparazione a questo, come la preparazione alla trasformazione che questo mese ci richiede, è estremamente importante. Spiegheremo la profondità dell'energia e come poterci anche preparare a questo grande cambiamento. Pasqua sarà il 17, scusate, il 16 avremo la luna piena, giorni direi estremamente importanti. È un momento di grande rilevanza e dobbiamo prepararci con grande intensità, con grande consapevolezza e con grande centratura a questo enorme passaggio che ci viene richiesto. Siamo agli inizi, alle soglie, alle porte dell'era dell'acquario. L'era dell'acquario è ufficialmente iniziata nel momento in cui abbiamo avuto la grande congiunzione tra Giove e Saturno. Diciamo così, siamo alle soglie. Pensate che un'era dura circa 2000 anni, quindi sono proprio, diciamo così, i primi passi che noi muoviamo all'interno, del nuovo tempo e della nuova energia. Significa proprio un cambio enorme di paradigma, perché la vecchia era, l'era dei pesci, era un'era in cui l'essere umano era totalmente intrappolato nella separazione tra la parte spirituale, quello che credeva spiritualmente, e la parte materiale. Cioè, noi vivevamo entrambi, ma le consideravamo come due cose totalmente separate. L'era dell'acquario porta una nuova frequenza, una nuova richiesta, un cambiamento. E questa frequenza è proprio legata al fatto che ci viene chiesto di imparare a utilizzare le potenzialità di questo corpo con la sua luce, con la sua energia, perché questo corpo è Tao, come spiegavamo anche nel seminario che abbiamo fatto con la dottoressa Storti, proprio l'energia del Tao. Il nostro corpo è Tao, e cioè è la grande vita. La grande vita opera costantemente in questo corpo, attraverso questo corpo, e comunica costantemente con noi attraverso quella che noi definiamo la voce interiore, il canale di comunicazione che l'universo ha con noi. Ma questa parte noi l'abbiamo sempre tenuta isolata, separata dalla nostra parte razionale. Infatti, il grande lavoro che l'essere umano ora deve fare è lavorare per sviluppare l'intuizione, per sviluppare la voce interiore, per attivare sempre di più questa parte dentro di noi. E questo anno, che è il 2022, che è l'ultimo dei numeri karmici, ci chiede proprio di far nascere, attivare, cominciare a nutrire dentro di noi quello che è il seme dell'uomo divino, cioè quel seme dentro di noi, quella voce dentro di noi, che è quella che ci mette in connessione col divino, permettendoci di realizzare la nostra missione, il nostro scopo nella vita, il motivo per cui ognuno di noi è venuto qui, e ricevere, diciamo così, le istruzioni, se lo vogliamo chiamare in questo modo, dall'alto, attraverso appunto questa voce interiore che portiamo proprio nel nostro cuore. Pensate che nelle lettere ebraiche la lettera Aleph, che siede, si trova proprio nella posizione proprio centrata sul cuore, e parlo a livello di non di sentiero della Kabbalah, ma mi riferisco all'elemento, perché l'Aleph è l'elemento aria, e l'Aleph ha proprio una forma che vede due yod con una vava al centro, che se vengono girate proprio ci dà il senso dei due polmoni del canale della trachea. Quindi l'Aleph si trova proprio su questa parte del corpo, e l'Aleph rappresenta l'unità con il divino, l'unità di tutta la creazione, ma anche la voce interiore. Non a caso la Vav, che è la numero uno, che poi corrisponde al mese di aprile quest'anno, perché siamo entrati in un mese uno, è proprio l'iniziale di Adamo e di Abramo, coloro che hanno cominciato a sentire la voce, la chiamata dentro di sé, e a comunicare col divino attraverso questa voce interiore. Quindi stiamo facendo un grande passaggio, qualcosa di totalmente nuovo per noi, che è soltanto agli albori, ma diciamo così, il 22 è anche nella numerologia, risponderanno coloro che sono pronti alla chiamata, alla trasformazione. Siamo tutti
tutti gli esseri umani invitati a rispondere a questa chiamata, non tutti risponderanno, ma questo dipende proprio dall'evoluzione, non è un meglio, non è un peggio, è semplicemente un processo evolutivo. Vediamo questo 22, che è questo seme dell'uomo divino, e ci impone un lavoro interiore, perché non possiamo fare questo lavoro da soli. Imparare innanzitutto, fornirci gli strumenti per cominciare a comprendere come comunica una voce, la voce interiore, che è totalmente diverso da quello che è il modo in cui noi ci è stato insegnato a comunicare e a utilizzare il nostro cervello. Tra l'altro, prossimo mese farò anche il seminario sulla SQ, cioè sulla Spiritual Intelligence, che è proprio imparare a come utilizzare i due emisferi del cervello per fare quel salto di coscienza, trovare quell'unità, perché noi nel cervello abbiamo questa possibilità di fare quel salto di coscienza per imparare a seguire questa voce interiore e dissolvere quelli che sono gli schemi mentali del passato. C'è un grandissimo lavoro di esercitazione del cervello che dobbiamo proprio fare in questo momento, in questo periodo della nostra vita. Per cui, se avete poi piacere di partecipare, andate a vedere tutte le informazioni sulla Spiritual Intelligence, sulla SQ, proprio nella pagina della nostra scuola www.internationalschool.com. Ricordo a tutti che abbiamo anche aperto l'e-shop, quindi potete acquistare sia tutti i nostri prodotti Avrosoma e anche prodotti di S con tutte le nostre carte, le carte che ho creato con Davide Romanini, Finger Labyrinth, ma anche potete la possibilità di acquistare direttamente i corsi online. Quindi la SQ è quella che ci dà questa unità dei due emisferi del cervello, perché noi ne utilizziamo attualmente soltanto uno. Invece il grande lavoro è la sincronizzazione degli emisferi, perché la sincronizzazione porta a un passaggio successivo. Quest'anno, più di tutti gli altri anni, è successo qualcosa di è veramente unico, come è il 2022 con le sue caratteristiche e la sua energia. Tutti gli anni all'equinozio di primavera entra l'energia cristica, entra, viene immessa dalla grande vita l'energia cristica all'interno dello zodiaco. Che cosa vuol dire? Non ha niente a che vedere col Cristo, significa l'ingresso dell'energia di risveglio. Voi vedete quello che succede in primavera, tutto si risveglia, una nuova vita. E proprio in conseguenza di questa nuova energia che viene immessa all'interno dello zodiaco, con cui tutti, ognuno di noi andrà a lavorare per quello che lo riguarda, perché è stata immessa nei temi natali di ognuno di noi, nelle vite di ogni essere umano, subito dopo, sulla base dell'equinozio di primavera, vengono decise due cose importanti. Per il calendario ebraico, per la cultura ebraica, veniva deciso l'inizio dell'anno ebraico, che comincia con la prima luna nuova dopo l'equinozio di primavera. E la luna nuova l'abbiamo avuta il 1 aprile, quindi fondamentalmente il 2 di aprile è l'inizio dell'anno ebraico, ed oggi è l'inizio dell'anno ebraico. Ed è l'inizio del mese di Nissan, che è un mese particolare nella storia ebraica, perché ci racconta della liberazione, c'è la celebrazione, la liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù dell'Egitto. E ricordatevi l'evento, come citavo anche nella video sulla luna, in cui agli ebrei viene chiesto di uccidere, Dio chiede di uccidere un agnello e segnare le porte per non essere toccati dalla peste. Simbolicamente, che cosa vuol dire questo? L'agnello, il sacrificio dell'agnello, il sacrificio di ciò che è dentro di noi, la parte più bassa, che è la parte più legata agli istinti naturali, alla sopravvivenza, per fare proprio un salto di coscienza. Quindi il mese di Nissan nella cultura ebraica è un mese di liberazione dalla schiavitù. La celebrazione della Pasqua era celebrata anche nella cultura ebraica, ma nella cultura cristiana assume un altro significato, che è il fatto che Gesù si eleva alla vita fisica, alle difficoltà della vita fisica, e alza la propria frequenza ad un altro livello. Naturalmente guardiamolo simbolicamente. Quindi è la rinascita, è una nuova frequenza, una rinascita, un nuovo livello di vita. Ed è questo è molto importante, perché vuol dire che tutti gli anni alla Pasqua l'uovo, simbolicamente il nostro corpo di luce, va a generare qualcosa di totalmente nuovo. L'uovo, lo zodiaco, va a generare qualcosa di totalmente nuovo che vedremo nascere nei mesi successivi. Quest'anno l'energia del mese è 1. Perché? Perché l'energia del mese si calcola sommandole sia le cifre singole dell'anno 2022, che ci fa 6, ma anche l'arco rotativo all'anno, quindi 20 più 2 più 2, che fa 24. Che differenza c'è tra questi due numeri? Il 6 è quello che accade nella fisicità, il 22 è quello che accade a livello spirituale, quindi l'energia spirituale. Quindi il 6 ci impiega, e nella numerologia è
si è giunti a una conclusione, cioè il vecchio deve morire, ci dobbiamo aprire ad una nuova vita, perché il 6 deve implodere, scoppiare, aprirsi e generare una nuova vita, un'apertura a una ricettività. Il 6 è un calice che riceve la nuova vita. E il 24 è la trasformazione nello spazio-tempo. L'alchimia, che cosa vuol dire? Che vivemo questa trasformazione nel corso dell'anno, e che l'alchimia è la fusione della nostra parte fisica, personalità, il pensare, il sentire, l'essere, con la nostra luce, che coincide con quello che è l'energia del 2022. Il seme dell'uomo divino. Quindi dobbiamo fare un passaggio, morire alla perfezione mentale delle cose, aprirci alla ricettività per proprio trasformare, creare questa fusione dentro di noi di questa luce che esiste, perché esistono i chakra, esistono i meridiani, vibrazione del nostro essere. Noi prima di pensarci come fisicità, dobbiamo pensarci come energia, e questa energia che è nella nostra fisicità continua a raggiungere il nostro essere da tutto l'universo, dalla grande mente in cui siamo, in ogni istante. Quindi non è che siamo un'energia ed è chiusa a sé stante, ma nasciamo un'energia che interagisce costantemente. E come arriva all'essere umano questa energia? Attraverso l'energia delle costellazioni, attraverso l'energia dei pianeti, delle vibrazioni che entrano nel nostro essere e creano dei cambiamenti di coscienza e delle attivazioni. Quindi questa energia cristica che è entrata, che corrisponde all'energia dell'amore per noi stessi come anima, entra e sta attivando, andando ad attivare l'energia del chakra del cuore. Quindi questi due numeri, 6 e 24, a questi due numeri andiamo a sommare l'energia del numero del mese. Aprile è un 4. Quindi 6 più 4 fa 10, 1 più 0, 1, 24 più 4 fa 28, 10, 2, 8, 10, 1. Quindi abbiamo questa energia di questo mese che è 10, 10, 1. Quindi un'energia di un nuovo inizio, di un'energia di un passaggio, di l'uno è il pioniere, un'apertura verso qualcosa di totalmente nuovo, di guida, di self-leadership. No, essere leader di se stessi vuol dire non farsi dominare dagli schemi mentali che sono all'interno della nostra mente. Quindi è un processo di liberazione dalla schiavitù, e poi vedremo di noi stessi, perché noi abbiamo uno strumento meraviglioso nella nostra mente che non sappiamo, nella nostra testa, nel nostro cranio, che non sappiamo utilizzare, che possiede delle potenzialità incredibili. Pensate che il nostro cervello noi utilizziamo 10-15% delle persone più avanti, quindi usiamo praticamente pochissimo di questo cervello. Nel sistema Rosoma, la bottiglia numero 10 è la bottiglia verde su verde, si chiama Vai abbraccia un albero. Verde, che cos'è? Prendere una decisione, consapevolezza panoramica, trovare lo spazio. Trovare lo spazio per vedere le cose da un punto di vista più ampio, non ristretto alla nostra visione. E prendere una decisione, perché questo mese, Nissan, nella cultura ebraica, è un mese di scelta. Il colore complementare del verde è il rosso, e il colore complementare nasconde dietro l'energia che sta dietro le quinte, quello su cui sto andando a lavorare nel fare questo. Il rosso è l'energia della sopravvivenza, è l'energia della sfida, della frustrazione, è l'energia del senso di non avere la forza, di sentirsi limitati, e sentirsi anche limitati nella fisicità, dalla nostra carne, dalla vita. Ma il rosso è anche il colore dell'uno, e l'uno è il colore del mago, perché il mago è quello non che modella la realtà, ma che crea la realtà basandosi sulla propria energia interiore. E questo è il grande passaggio dell'era dell'acquario, perché l'era dei pesci ero io e la realtà, l'acquario è io divento co-creatore col creatore, ed è un passaggio e impiega moltissimo lavoro. Non possiamo impararlo da soli, perché non nessuno ci ha insegnato a farlo. Ma il primo passo, appunto, è questo rosso, è questa presa di coscienza di dovere prendere, focalizzarci, perché il rosso è la focalizzazione su un punto e in piedi, da soli, perché l'uno è un numero anche di solitudine, ma in piedi da soli, uscire nel mondo e avere il coraggio di fare una scelta che non abbiamo mai fatto. E vediamo questa scelta come la vediamo. Perché il numero 28, il secondo numero del mese che ci parla dell'energia spirituale che sta dietro, è proprio chi osa vincere, il coraggio di fare qualcosa che non abbiamo mai fatto.
E nel sistema rosso, questo legato alla bottiglia di Medmerion, la bottiglia numero 28, che è verde su rosso. Proprio, vedete, nella bottiglia abbiamo esattamente i due colori di cui ho parlato. Coincidenze non sono mai coincidenze dal punto di vista del divino. Medmerion è la nostra Lady Marian di Robin Hood. Medmerion vive nel castello col principe Giovanni, che ha preso il trono mentre il fratello Riccardo è alle crociate, a combattere le crociate. E questo re, che non è il re reale, ha preso tutte le ricchezze dalle persone rendendole povere, compreso Robin Hood. Quindi quando Robin Hood torna dalle crociate, che lui era un nobile, si trova totalmente privato delle sue proprietà. E prende una scelta importante, prende la scelta di seguire il proprio cuore, di andare a vivere nella foresta e fare quello che il suo cuore lo invita a fare, cioè togliere ai ricchi per dare ai poveri. Medmerion è dentro il castello, ha una bellissima vita, ma fondamentalmente è prigioniera. Nella vita pratica vuol dire che la nostra mente, il Re Giovanni, la nostra razionalità, tiene prigioniero il nostro sentire, il nostro femminile. Medmerion deve fare una scelta, Lady Marian, importante, di scegliere di lasciare tutto il benessere che ha, tutto quello che gli dà sicurezza, per seguire Robin Hood e diventare una donna qualunque, che vive nella foresta. Questa bottiglia ci chiede proprio, questa energia di questo mese, di rinunciare a quello che ci dà delle certezze, a quello che ci fa sentire sicuri, per seguire questa guida femminile del nostro cuore e seguire il vero, tra virgolette, re, che in questo caso è Robin Hood, che è il nostro cuore. Se noi andiamo a vedere l'energia karmica nascosta dietro 28, e basta semplicemente fare l'inversione di questo, abbiamo la bottiglia 82, che è la bottiglia Calypso, che nel sistema Aurasoma significa l'essere prigionieri, l'essere schiavi, ma dal punto di vista numerologico l'82 è la grande rinascita, la rinascita cosmica. Per andare a fare cosa? A riallineare il rescue della fisicità, tutta la nostra fisicità. Quindi siamo in un passaggio molto importante dove dobbiamo avere il coraggio di uscire dalla sopravvivenza, perché la sopravvivenza ci tiene limitati, ci tiene nella prigionia della nostra mente, che ci continua a dire che quella è l'unica soluzione, mentre avere il coraggio di un grande passaggio. Allora la domanda che pongo a voi è: riuscirete a fare questo passaggio? È ascoltare quello che il nostro cuore ci chiede, ascoltare quello che il nostro cuore ci dice, e vedrete da soli questa scelta anche interiore cambierà totalmente la frequenza della vostra vita e la possibilità di diventare co-creatori col creatore. Chi di voi avesse piacere può utilizzare queste bottiglie nel mese di aprile proprio per fare un salto di consapevolezza. Chi vuole proprio andare direttamente ad acquistarle anche nel nostro e-shop. La bottiglia 10 verde alla sera e la bottiglia 28 alla mattina, perché c'è del rosso. E dove le applicate? Il verde sulla zona del vostro cuore, tutta la banda energetica del vostro cuore. Ricordatevi di emulsionarla con la mano sinistra, perché quando emulsionate la bottiglia va a caricarsi della vostra energia, della vostra vibrazione, e vi aiuta a trasformarla. 28 invece la mattina, tutta sulle gambe, perché la parte rossa del nostro corpo va dall'inguine fino giù tutte le gambe, e nella fascia del nostro cuore. Chi avesse piacere di utilizzare anche la pomander per supportare questo processo, usate la pomander rosa, perché è la quintessenza di Ilarion. Perché? Perché il pink è l'accettazione totale di se stessi, il nutrimento dell'amore verso se stessi. E Ilarion, che è la quintessenza che ci aiuta a dissolvere gli schemi mentali e portarci Ilarion verso la via del cuore. Ilarion è proprio la via, la verità e la vita. Quindi spero di avervi fatto con questo cosa gradita. Vi ringrazio molto e vi auguro una bellissima energia di aprile, e benvenuti nel mese di Nissan, il mese della liberazione dalla schiavitù e della libertà di essere. Ciao ciao!